Stiamo continuando nella nostra opera di divulgazione di concetti di solidarietà. È una giornata bellissima, una giornata storica, perché certifichiamo la nascita di due centri, uno ad Anzano e uno a Savignano, nella provincia di Avellino. Quindi avremo la possibilità di accogliere 30 afghani che daranno nuova linfa e nuova forza a questi territori. Oggi si inaugura l'ufficio di coordinamento 6. In che cosa consiste e quale sarà l'attività di questo centro? Allora, l'attività di questo centro sarà principalmente l'accoglienza di richiedenti asilo e richiedenti protezione internazionale. Noi ci occupiamo di garantire un'assistenza e un percorso di integrazione a delle persone che saranno accolte qui a Monteleone, ma prevederà anche un ampliamento per quello che è il sistema di accoglienza sui paesi di Savignano Irpino e su Anzano di Puglia, i quali hanno dato disponibilità e si sono presentati per ampliare per i rifugiati afghani che in questo particolare momento stanno subendo anche per questioni politiche e di guerra un allontanamento dai loro paesi. Una giornata importante per Monteleone di Puglia, ma per il sistema dell'accoglienza in generale. Perché? Perché la partecipazione di comuni, anche piccoli come Monteleone, è fondamentale per la vitalità della rete su tutto il territorio nazionale. Noi oggi contiamo, come sai, sistema di accoglienza e integrazione, 850 progetti per oltre 35.000 posti e sono per la maggior parte realtà di piccole dimensioni che si sono messe in gioco per contribuire all'accoglienza di chi è venuto in Italia in cerca di protezione.